Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro Runewalker di fiducia. Eccoci oggi all'immancabile appuntamento di Xbox News con Domenica è sempre polemica, rassegna settimanale dell'informazione verde crociata, farcita con disagio e croccantezza, tanto per cambiare. Partiamo immediata subito dai giochi e parliamo di Quantum Break, il titolo di Remedy che è tornato sul catalogo di Game Pass dopo la sua rimozione un 20 giorni fa circa. Dopo la rimozione appunto era stato specificato fossero solo dei problemi di licenza, pertanto appunto è stato finalizzato tutto il processo necessario per farlo tornare sul Game Pass. Se l'avevate iniziato e l'avete poi interrotto proprio per la rimozione, andate e tornate a giocarlo, mostriamo un po' di amore a Quantum Break, che è sempre un ottimo titolo, almeno l'amore che non ricevette al lancio. Ma comunque, continuiamo parlando dei giochi in arrivo con i Games with Gold di questo mese. Ecco, allora, i giochi di questo mese sono due, come al solito. Il primo è Star Wars Episode 1 Racer, una sorta di spin-off di Wipeout, brandizzato Star Wars in versione rimasterizzata dalla sua prima uscita, tutte cose. Ecco, un titolo non particolarmente imperdibile, a meno che siate proprio degli ultra fan della saga di Star Wars. E il secondo titolo, ben più interessante dal mio punto di vista, è Hoa, un puzzle platformer con degli enigmi ambientali, la cui direzione artistica è estremamente soffice, suadente e molto molto croccante. Vi invito ovviamente, come sempre, riscattateli, anche se non li giocherete mai, teneteli lì, perché comunque è roba che è inclusa all'interno del vostro abbonamento Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate. E un ultimo promemoria, prima di cambiare argomento, vi faccio presente che è disponibile anche su Xbox, finalmente, la demo di Street Fighter 6, il picchiaduro di Capcom, che uscirà nella sua versione definitiva anche su Xbox il giorno 2 giugno. Io provai appunto la demo, la closed beta, tempo fa, molto interessante, molto divertente. Non ho più l'età per certi giochi, se non per prendermi a sportellate in couch co-op contro qualcuno, però dategli un'occhiata, picchiaduro estremamente ben fatto. Piccola informazione in merito a Diablo 4, altro titolo che è molto amato su questo canale, anche dal sottoscritto ovviamente, e che si avvicina appunto sempre di più. La data di release appunto sarà il 6 giugno, il giorno 12 maggio partirà il Server Slam, cioè l'ultima beta disponibile per tutti dal 12 al 14 maggio, ovviamente ci troveremo a giocarla insieme, tutte cose come sempre, ma ci sono delle informazioni in merito proprio al vero gameplay, al vero endgame. Gli sviluppatori hanno detto che Diablo 4 non sia stato realizzato per essere giocato indefinitivamente in un grinding infinito, bensì ci sia tutta una sorta di progressione per affinare più possibile il proprio gear e un boss particolarmente difficile che una volta ucciso sostanzialmente vi conferirà il titolo spirituale di ok, questa build l'hai fatta proprio bene, sei stato bravissimo, non vi darà nessun tipo di loot e quindi vi invoglierà, ecco, a giocare altre classi fornendovi un respec, un refund completo delle vostre abilità, eccetera eccetera. Molto interessante questa meccanica perché si va un po' a distanziare da quello che era il concetto di endgame di Diablo 3, sostanzialmente le leaderboards, finire un dungeon più difficile possibile nel minor tempo possibile, quindi una gara contro il tempo, mentre qui insieme anche a un discorso stagionale che era già presente nei precedenti Diablo, va a fare leva sulla poliedricità appunto delle classi con nuove build, nuovi respec, eccetera eccetera. Apprezzo questo genere di contenuti per evitare di allungare il brodo in un grinding senza senso. Preferisco che si arrivi a una certa dove si dica ok, sei stato bravo, fine della messa, e poi si va alla stagione successiva, alla classe successiva o perché no al respec della nostra classe. Molto. Ed ora parliamo di fatti di casa nostra, parliamo di first party, quindi parliamo di Forza Motorsport. Molto bene, finalmente possiamo parlarne un pochettino. Questa settimana sul canale ufficiale di Xbox è stato condiviso un video molto interessante che mostra le potenzialità del nuovo titolo corsistico, non semplicemente da un lato di gameplay, ma di alcune feature molto particolari e molto inclusive. Sì, si parla di inclusività. Forza Motorsport
Motorsport potrà essere giocato anche dai non vedenti o dagli ipovedenti, grazie a un sistema audio veramente all'avanguardia che consentirà ai giocatori che semplicemente non avendo la vista non possono vedere il tracciato, e con questo metodo riusciranno a completare proprio le gare e godere appunto dell'ultimo titolo di Turn 10. Una cosa veramente ottima e ben fatto, un plauso a Turn 10 per aver realizzato questa roba che è veramente una croccantezza infinita. Ma parliamo anche di finestra di lancio, sì, perché ce lo aspettavamo nella prima metà del 2023, ma non se ne è saputo più niente. Arrivano invece informazioni ufficiali direttamente da un community post all'interno dei forum appunto di Forza Motorsport, dove la finestra è assolutamente confermata entro la fine del 2023, quindi è molto probabile che lo vedremo nella seconda metà. Già i più appassionati con i quali avevo parlato mi avevano detto: vai tranquillo, sicuro vedrai che uscirà in autunno, perché bene o male quella è la sua finestra di lancio. Incrociamo l'incrociabile come sempre e aspettiamo la data di rilascio ufficiale di Forza Motorsport. Ed ora un po' di Redfall. Sì, parliamo di Redfall, del titolo di Arkane che arriverà fra un paio di giorni ormai. Parliamo di controller però prima di parlare del gioco, perché sono stati resi disponibili dei nuovi design per i controller Xbox e potrete sceglierli e fare il vostro controller preferito con questi nuovi design a tema Redfall direttamente nell'Xbox Design Lab. Io li ho visti, sono fantastici, mi piacciono un sacco, ma è meglio se gli sto alla larga, altrimenti spendo un boato di soldi in controller, il che non è proprio il massimo. Ma comunque sono stati condivisi gli orari di lancio di Redfall e noi, timezone italiana, potremo giocarlo dalle 2 del mattino del 2 maggio. Non un orario proprio comodissimo, diciamo, per alzarsi a fare una partitina subito appena esce, ma verrò in vostro soccorso, perché dalla mattina sempre del 2 maggio, dalle ore 9 del mattino fino alle 3 passate del pomeriggio, farò sostanzialmente una mezza maratona di Redfall. La giocherò in live su Twitch per voi sul mio canale Runewalker Official, andate a sganciare un follow nel frattempo, e lo giocheremo su PC, quindi vedrete le sue potenzialità, ecco, al massimo del suo splendore, in modo appunto da farvi un'idea del titolo, perché abbiamo visto diversi gameplay, alcuni fatti bene, altri fatti un po' male. Il marketing di Redfall è stato particolarmente rombante, a tamburo battente in questo periodo, l'hype è montato non male all'interno del sottoscritto, e quindi andate a prescaricarvelo. I pre-download sono già disponibili per tutte le piattaforme Xbox Serie X ed S e anche su PC. Ci vediamo comunque in live il giorno 2 maggio. Dai! Ed ora blocco finale sull'acquisizione di Activision Blizzard King. Non tratteremo tutte le dichiarazioni della CMA che sono state fatte all'interno del documento che ha dato il via al blocco dell'acquisizione, almeno per quanto riguarda il governo britannico. Troverete tutte le informazioni nel video che ho fatto proprio qualche giorno fa. Se non l'avete visto, andate a recuperarvelo. Adesso invece parliamo di tutto ciò che è successo dopo questa dichiarazione della CMA. Abbiamo già detto che Microsoft, insieme ad Activision Blizzard King, aveva mostrato l'intenzione di ricorrere in appello presso il CAT, una sorta di ente britannico a cui rivolgersi per fare appello, insomma fare ricorso alla dichiarazione della CMA. Non sarà una cosa semplice, non sarà una cosa veloce, comunque la direzione è quella lì, il ricorso, punto e basta. Andiamo invece in altri lidi e parliamo di Brad Smith, di cosa sta facendo il presidentissimo di Microsoft in questi ultimi giorni. In primis ha stipulato un nuovo accordo decennale con Enware, un provider di servizi di cloud gaming spagnolo, che quindi sembra essere, fra virgolette, un ennesimo behavioral remedy, una soluzione appunto al problema dell'acquisizione per quanto riguarda il cloud gaming, ma non del Regno Unito, ovviamente dell'Unione Europea, il prossimo big che deve esprimersi per questo deal. Unione Europea che sostiene proprio Brad Smith nelle sue dichiarazioni essere un posto senz'altro migliore del Regno Unito per poter avviare delle attività di stampo commerciale.
È una chiara frecciatina appunto nei confronti del Regno Unito e nella fattispecie appunto del regolatore britannico, che hanno spiazzato Microsoft con questo blocco, che però, come dicevo appunto nel video, non sarà assolutamente la parola fine all'acquisizione. Che ne dicano milioni di altre persone, la strada è ancora lunga. Meno poetico e filosofico invece il buon Bobby Kotick, buono per modo di dire, che si è scagliato proprio all'indirizzo di Lina Khan e dell'FTC, dicendo che sia venuto a sapere di un'intromissione da parte di Lina Khan e del suo staff nel giudizio della CMA, quindi un'accusa veramente molto pesante che dovrebbe avere anche delle ripercussioni legali, proprio sia per lui in caso abbia detto una fregnaccia, ma soprattutto per gli enti regolatori che nella loro fase decisionale dovrebbero lavorare in maniera assolutamente disgiunta. Ovviamente l'FTC si è affrettato a rispondere dicendo che non è vero niente, che sono tutte illazioni, eccetera eccetera. Le dichiarazioni di Kotick sono molto molto pesanti. La strada per arrivare alla fine di questa love story, di questa romance di Activision Blizzard King con Microsoft è ancora lunghetta, ma ovviamente occhi puntati sull'Unione Europea il giorno 22 maggio. Come sempre, toccate ferro, scongiuri, gonadi, fate quello che volete, fate i vostri rituali magici. Ci risentiamo prossimamente con l'informazione e ci rivediamo ovviamente in live per discuterne insieme sia delle informazioni ma anche di tutto ciò che circonda l'ecosistema di Xbox. Grazie mille per essere arrivati fino alla fine del video, iscrizione, like, campanellina, fate tutte cose come sempre, ricordate di supportare il vostro capitano e detto questo non mi resta altro che augurarvi buon divertimento gamers e alla prossima!